È arrivata accompagnata dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, attesa ad Ortona al Teatro Vittoria per parlare a una platea affollata e attenta, composta per la maggior parte da addetti ai lavori, della sua riforma, che porta il suo nome e ha negli obiettivi proprio la semplificazione del rapporto utente-amministrazione. Più chiarezza, più risposte, meno burocrazia e perdite di tempo. E come sempre accade in queste circostanze, la Madia, prima ancora di entrare, è stata sommersa dalle domande sulla riforma, su come cambierebbe l'amministrazione se vincesse il sì al referendum, e ha pure risposto in merito alla polemica sollevata dai 5 Stelle su graduatorie poco chiare. La riforma della pubblica amministrazione è una riforma che il governo ha voluto portare avanti insieme ad altre riforme e che deve consegnare al cittadino un paese dove sia più semplice vivere, dove ci sia certezza di regole e di tempi quando si chiede un'autorizzazione, quando si hanno rapporti con l'amministrazione pubblica. Noi la riforma della pubblica amministrazione l'abbiamo pensata per i cittadini, non è una riforma che si guarda dentro, ma una riforma che in tutti i suoi aspetti deve rendere più snello, veloce e certo il rapporto tra pubblico e privato. Quanto contribuisce la vittoria del sì a una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente? Ma io credo che la parte di riforma sul titolo quinto sia una parte fondamentale anche per una pubblica amministrazione più semplice e più efficiente. Dire che il procedimento amministrativo è unico e che è competenza statale, chiarire le competenze fra Stato e Regioni superando la legislazione concorrente che ha portato tanta confusione e tanto contenzioso, superare il livello di governo delle province, ecco, sono tutti aspetti che insieme alla riforma della pubblica amministrazione consegneranno certamente un'amministrazione più unitaria e semplice. Ultima per il cittadino. Domanda, ministro, la proroga sulle graduatorie 5 Stelle lo chiede fino al 2018, considerato che c'è ancora una polemica in atto. Come ho sempre detto, i vincitori di concorso tutti dovranno entrare nelle amministrazioni, non esiste che si vinca un concorso e che poi scada la graduatoria. Peraltro c'è una richiesta formale dell'ANCI col presidente De Caro, siccome adesso stiamo completando il ricollocamento dei dipendenti delle province, quindi gli enti locali potranno ricominciare ad assumere. Il presidente De Caro per l'ANCI chiede di poter prorogare le graduatorie proprio perché gli enti locali potranno ricominciare ad assumere, quindi stiamo valutando la proroga delle graduatorie per fare in modo che possano entrare velocemente le professionalità che servono a potenziare i servizi per i cittadini. È un'occasione importante che ci permette di entrare nel merito della riforma Madia, una sfida in grado di cambiare davvero la pubblica amministrazione, ha detto nel suo intervento introduttivo il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che ha fortemente voluto questo convegno proprio per consentire una maggiore comprensione della riforma e dei suoi effetti, che per il governatore D'Alfonso è una vera rivoluzione, la possibilità di dare risposte veloci, di garantire l'efficienza e la velocità richiesta dai cittadini. Le norme, gli iter amministrativi non sono solo doveri ma anche risorse, ha rimarcato il presidente della Giunta abruzzese. Da parte dell'utenza è necessaria dunque una maggiore conoscenza e consapevolezza.